Allora, mentre arrotolo vi spiego cos'è questa meraviglia. Spaghettoni, quelli grossi, callosi, con acciuga, aglio e puntarelle. E poi c'è anche la burrata, che bisogna mettere dopo. Non riuscirò mai a mangiarlo. Sono le prime puntarelle della stagione e non ho resistito. Allora, faremo questa pasta con le puntarelle, la burrata, l'acciuga, il peperoncino, velocissima e veramente super buona. Allora, partiamo col tagliare le puntarelle. Io ne ho circa 200 grammi. Allora, modo per mangiare le puntarelle. Da crude le tagliamo, le mettiamo in acqua bella fredda, le lasciamo arricciare, poi facciamo, io almeno faccio un intingolo di olio, acciuga, aceto, frullo tutto, ce le condisco e le servo così magari con dei gamberi accanto, oppure un'altra cosa che ci sta molto bene è la burrata, che useremo anche in questo caso. Ma oggi invece le facciamo cuocere e le saltiamo in padella. Pensate che io, cioè, tipo da bambina, io piemontese, mica sapevo cos'erano le puntarelle, perché veramente la regionalità era molto più accentuata. Noi in Piemonte mangiavamo i carciofi, mangiavamo i cardi, ma le puntarelle non sapevamo neanche che cos'erano. Invece oggi i miei figli, altro che, mangiano vietnamita, giapponese, è bello, mi piace questa cosa. Non bisogna demonizzare, assolutamente. Allora, quello che andiamo a fare adesso è lessare le puntarelle insieme a 300 g di spaghettoni e poi ci spostiamo e rimaniamo in fornello. Prima cosa, saliamo l'acqua e facciamo cuocere, come ho detto, la pasta 300 g insieme alle puntarelle. Cuociono 16 minuti, io imposto 10 perché il resto lo voglio fare tutto in padella. Allora, in padella metto 2 spicchi d'aglio, 4-5 filetti d'acciuga, olio naturalmente e peperoncino. Allora, qui facciamo sciogliere, intanto controllo che gli spaghetti non si attacchino. Io di solito cerco sempre di inclinare la padella quando devo fare il soffritto con l'aglio e l'acciuga, vedete? In questa maniera viene molto meglio. Nel tempo in cui la pasta cuoce, una decina di minuti, questo diventerà bello morbido, saporito e ben amalgamato. Ecco qua, il mio soffritto con l'aglio è pronto. Adesso spengo e aspetto che sia quasi pronta anche la pasta, perché naturalmente finirò di cuocerla in padella. È il momento di scolare la pasta con un 5 minuti d'anticipo, perché la risottiamo, l'ho già detto 8 volte. Allora, voglio tenere l'acqua di cottura, quindi metto questa pentola, questo sopra, quando scolerò mi rimarrà l'acqua di cottura che poi metto sui fornelli e utilizzo per risottare. Ok, quindi abbiamo lo spaghettone che cuoce insieme all'acqua di cottura che andremo a utilizzare per concludere la cottura. Altri, direi, 4 minuti. Andiamo sempre avanti ad aggiungere acqua e a mescolare in modo da creare proprio la cremina con l'aglio. Vediamo un po' com'è. Tanto Diego sta tornando da scuola, avrà una fame nera. Sicuro non gli piace questa pasta. Questa pasta non ti piace? Ancora deve cuocere un po'. Che buona! Faccio asciugare ancora un pochino. Poi questa, se avete tempo, la spegnete così e la lasciate un attimo a, possiamo dire, decantare. Come faccio io adesso, vedete? Spengo. La pasta continua ad assorbire tutto il sugo, finisce la cottura, senza
diciamo, evaporare oltre con il sugo. La portiamo di là e ci prepariamo a impiattarla con la burrata. La burrata però la metteremo in ogni piatto singolo, perché poi magari a qualcuno piace, a qualcun altro no. Eccola qua. Nel frattempo taglio questa burrata meravigliosa. Utilizzerò l'interno per completare la mia pasta. Cerchiamo di raccogliere tutto il sugo, perché si sa che il primo piatto non è mai quello più sugoso, no? Anche se di solito si dà all'ospite così, di riguardo. Ci vorrebbe qualche pezzettino di peperoncino che io non ho, e quindi ci metterò questo. Pronto da mangiare.